Amici di Alex Carson, benvenuti con il DC Team, soprattutto amici del DC Team, benvenuti con Alex Carson, scusate il gioco di parole. Siamo al sesto turno del Toyota SFR Concept Championship, appunto organizzato dal DC Team, campionato monomarca che si svolge sulla lunghezza delle sette gare. Naturalmente ricordiamo le regole, carburante, consumo 2 per e consumo gomme 3. Per, quindi non ci sarà bisogno di sosta ai box. Lo vedete dallo studio, siamo a Laguna Seca, circuito americano che ha una storia veramente tutta sua. Naturalmente parliamo di Laguna Seca e subito ti viene in mente il Cavatappi. Cavatappi che nel corso della storia del motorsport è stato tanto menzionato per i grandi sorpassi che sono stati fatti. Ne citiamo due, sia nel mondo delle due ruote sia nel mondo delle quattro ruote, con Valentino Rossi o per esempio con il grande Alex Zanardi, che in Formula Indy fece veramente il sorpasso della storia. Il Cavatappi però, ragazzi, arriva dopo un rettilineo lungo in salita, quindi è molto importante soprattutto per queste auto avere l'assetto giusto, perché una guida troppo spericolata potrebbe causare veramente tanti danni. Siamo al round 7, al cosiddetto round 6, l'ultimo round, lo annunciamo già, si correrà a Laguna Seca. Nel mentre io voglio farvi partecipi di il prossimo campionato che ho organizzato, il DC Team, e sarà un campionato che non riguarda più le auto ma riguarda il kart. Tra poco avremo il trailer, partirà il trailer, lo vedrete con me, e sarà il nuovo campionato che appunto ha organizzato il DC Team. Andremo a vedere anche tra poco le classifiche, andremo a vedere anche, eccola qua, la classifica con Sgobbi primo al comando a 125 punti, segue Mirko Mazzalli a 90 punti, Thomas Batti a 74 punti, poi via via tutti gli altri. Capite che Sgobbi qui ha già un possibile match point per concludere definitivamente il campionato piloti. Campionato team, Sgobbi Simonetti 175 punti, Mazzalli di Sivalter 137 punti, Thomas Batti e Godcrom 123 punti. Adesso andremo, intanto mentre vi vedete la classifica dei team, anche questa ancora in bilico, ma Sgobbi e Simonetti anche no, hanno qui il match point. Insomma, se siete fan dei kart, iscrivetevi a questo campionato che inizierà a luglio 2022. Adesso andiamo in griglia di partenza per vedere come partiranno le auto. Sgobbi e Rossi in prima fila, come avete visto, partono ancora questi due qui dopo la gara scorsa a Fuji. Chicco il Rapido e Pesce Poldo rispettivamente al terzo e al quarto posto. Come vediamo Thomas Batti che rientra, la gara precedente non c'era, e Bisonte rispettivamente al quinto e sesto posto. Parte molto indietro Mirko Mazzalli al settimo, dovrà fare una gran gara, e Enterpin all'ottavo. Andiamo ora in quinta fila con Ciro Fight e Kingdom rispettivamente in nona e decima posizione. Sesta fila composta da Danix 98 e DC Walter 24.
Settima fila per Gottkron e Cicerbola, e all'ultimo posto, in quindicesima posizione, parte il nostro Walter 32. Assente Luca Simonetti, quindi Sgobbi dovrà fare per due. Siamo pronti, si stanno accendendo i semafori, si accendono le luci rosse, partenza! Via, parte questo Gran Premio di Laguna Seca sulla distanza dei 20 giri, parte subito bene Sgobbi, attenzione perché si va subito al primo tornante, chiamato del tornante Andretti, in onore del famoso pilota della grande famiglia leggendaria Andretti. Via subito col tornante, Sgobbi subito in testa, segue Pescepolta al secondo posto, Rossi al terzo, le auto appaiate ma per il momento non vediamo contatti, quindi molto bene così, tutte le auto sono veramente... Attenzione, abbiamo visto una scodata di DC Walter, probabilmente scodano in tanti, ha scodato Mirko Mazzali che aveva fatto un'ottima partenza, ma è andato subito dietro, Cino Fight intanto grandi battaglie, attenzione soprattutto ad andare a bordo pista perché c'è sabbia e terra ed è compromette altamente la stabilità, siamo in curva 6. Adesso pronti per il cosiddetto Rahal Straight e via per il cavatappi. Vediamo come affronteranno il primo cavatappi i piloti. Attenzione perché qui bisogna veramente dosare benissimo la frenata. Grande Sgobbi, lo ha fatto in maniera, oserei dire, perfetta. Al secondo posto segue il sorprendente Pescepolda, al terzo Rossi, al quarto il rientrante Thomas Batti, al quinto posto Chico e Rapido. Attenzione, dicevo, perché la terra gioca un ruolo fondamentale nelle curve. Chi ci mette troppo le ruote rischia veramente di compromettere la propria stabilità, non solo, anche al rientro in pista con le ruote sporche non si avrà subito la stabilità che si vuole. Intanto i due compagni di squadra, DC Walter e Mirko Mazzali, rispettivamente al settimo e all'ottavo posto. Vediamo le auto che per il momento non ha, questo primo giro non ha creato alcun danno in senso figurato per i piloti. Attenzione perché adesso vanno alla staccata del tornante Andretti e per il momento Mazzali intanto prova, anzi Mazzali e DC Walter in bagarre per il settimo e l'ottavo posto, è passato Mazzali, DC Walter serve all'ottavo posto, è inseguito da Cino Fight, Cicerbo all'undicesimo posto, avete visto come Enterpin ha messo le ruote sulla sabbia e questo circuito in mezzo praticamente al deserto praticamente non favorisce, vedete come si alzi spesso la terra e questo la sabbia soprattutto questo possa sporcare la pista e comprometterne la stabilità soprattutto. Siamo nelle posizioni di coda, Gottkron che, attenzione, grande curva di Gottkron, seguito rispettivamente da Danix 98 e Walter 32, due compagni di squadra. Vediamo ora Gottkron che difende la tredicesima posizione con un bel esterno, si va su verso, anzi su e giù verso il cavatappi. Attenzione perché adesso dovremo vedere qui, intanto i due compagni di squadra si danno battaglia per non finire ultimi. Intanto Sgobbi segna 1.37.857, ma ci aspettiamo giri migliori sicuramente verso il fine gara, quando le auto saranno scariche di carburante e avranno le gomme che daranno il suo massimo proprio negli ultimi giri. Attenzione, abbiamo visto una scodata di Thomas Batti, che oltretutto dovrà scontare una penalità di mezzo secondo. E qui attenzione perché si sconta la penalità praticamente poco prima del rettilineo. E sicuramente la perdita è importante. Intanto Bisonte e Mazzali si danno battaglia per la sesta posizione. Mazzali in tornante Andretti sull'interno. Bisonte viene superato in maniera tranquilla. Lo lascia passare anche perché capite bene anche come tutte le gare che abbiamo seguito un errore possa compromettere definitivamente la gara. Abbiamo visto qualcuno andare fuori. Mazzali mette le ruote sull'erba e le ha messe anche sulla sabbia, attenzione perché Mazzali ha alzato l'auto praticamente, quel corno lì fa veramente male alle auto. E Thomas Batti, anche lui lo avevamo visto, sono le ruote sulla sabbia e ne possono approfittare. Vedete come le auto scodano, soprattutto si va verso ora curva 6 e attenzione perché adesso si arriva al cavatappi. Vedete che Laguna Seca è un continuo sali e scendi e capite benissimo come la concentrazione dei piloti deve essere al massimo. Thomas Batti dovrà scontare una penalità di mezzo secondo, parlavo appunto delle penalità. Intanto attenzione, volevo far notare che è sparito Sgobbi purtroppo il computer gli ha crashato
e di conseguenza è fuori gara, non potrà più partecipare. Di conseguenza al primo posto, a sorpresa, Pesce Fondo, al secondo Rossi e al terzo Chicco il Rapido. Grande prova di Chicco il Rapido che oggi potrebbe portarsi a casa il podio, ma attenzione Pesce Poldo, il compagno di Cino Fight, oggi veramente ha un diavolo per capello. Attenzione che si va al rettilineo, poi alla curva Andretti, subito per la staccata appunto verso sinistra, circuito che si corre in senso antiorario e quindi si dice sempre che il circuito in senso antiorario non sia mai gradito ai piloti. Sgobbi aveva fatto segnare comunque 1:32:30:388, e vediamo se questo tempo potrà essere battuto. Intanto Pesce Boldo e Rossi si danno la battaglia per la prima posizione, ma sono in tre: Pesce Boldo, Rossi e Chicco il Rapido. Siamo sulla lettura di Pesce Boldo, Rossi si fa vedere intanto negli specchietti, siamo prima del cosiddetto rettilineo Rahal e adesso andiamo su e giù per il cavatappi. Attenzione perché adesso qui qualcuno potrebbe tentare l'attacco. Chicco il Rapido li tiene a portata di tiro, tutti e due nel caso, i due dovessero scornarsi. Parlavo prima appunto della sabbia, come vedete basta mettere le ruote sulla sabbia e già si perde quel mezzo secondo e si dà la possibilità a chi insegue di rientrare in gioco. Non solo, anche le penalità si scontano sul rettilineo che porta al traguardo e una diminuzione di velocità in quello rettilineo. Intanto Pesce Poldo fa un traverso micidiale che lo porta in esterno e Rossi ne approfitta. E attenzione perché sta arrivando anche Chicco il Rapido, l'avete visto proprio in questo momento quanto si possa perdere se non si affrontano le curve a dovere, se si mettono le ruote sulla sabbia oppure se si sconta anche una penalità che dice mezzo secondo, ma in realtà può essere qualcosa di più. Si toccano intanto Pesce Poldo e Chicco il Rapido, che probabilmente ha allungato la staccata e Pesce Poldo lo ha toccato sul posteriore, ne ha beneficiato comunque Chicco il Rapido. Pesce Poldo intanto scoda, attenzione perché adesso siamo in curva 4, andiamo verso la curva 5 poi curva 6, curve molto molto importante, soprattutto con grande angolazione, quindi bisogna farle bene, bisogna trovare il punto di corda giusto. Intanto si sta ricomportando un po' il gruppo davanti, oggi non vedremo una gara dominata da Sgobbi. Andrea, mi dispiace per te, veramente, so che ci stai guardando e so che vorresti essere lì in pista e chissà quanti santi avrai invocato per il crash del computer, quindi mi dispiace per Sgobbi, ma al tempo stesso possiamo dire che oggi non vedremo una gara dominata da un pilota e potremo vedere più bagarre davanti, anche se la scorsa gara Sgobbi e Rossi ci hanno veramente regalato grande spettacolo. Siamo al cavatappi con GoPro che è in nona posizione, al decimo posto con Danix98, avete visto, troppa gomma sull'erba e sulla sabbia e ne ha compromesso un po' l'assetto. Intanto Cicervola è incredibile, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione, si giocano la possibilità di entrare almeno nella top 10. Vediamo insieme. Staccati invece Cino Fight, che si è scivolato in tredicesima posizione. Cino Fight oggi in giornata da dimenticare, mentre il suo compagno di squadra si gioca la prima posizione nel trio di testa. Rossi, Chicco il Rapido, Pesce Poldo. Attenzione perché c'è un bel verde per qualche incredibile, però per il momento il giro fucsia di Sgobbi resiste. Siamo sempre dietro, qui siamo al tornante Andretti, attenzione c'è una bandiera gialla, dobbiamo capire dov'è. Siamo comunque sul primo tratto, quindi vogliamo capire chi è, probabilmente qualcuno ha messo le ruote sulla sabbia o è finito fuori. Intanto incredibile sverdinza Cicervola, si porta in decima posizione, sono saliti tutti di una posizione, vuol dire che qualcuno è finito veramente giù. Attenzione perché si vede Danix98 dall'altra parte della curva e potrebbero mettere in bilico. Attenzione, intanto abbiamo visto Cicervola che è finito, ha perso il posteriore ed è finito sulla sabbia e purtroppo anche per Cicervola non è una gara proprio idilliaca da ricordare. Siamo con Cino Fight che deve ricostruire la sua gara e deve puntare almeno alla top 10. Infine Walter 32. Intanto Cino Fight sul rettilineo, attenzione, prima del cavatappi, si avvicina in maniera enorme a Cicervola.
Attenzione perché incroci di traiettorie che possono anche un po' confondere chi insegue. Soprattutto vediamo come ci serve, cerchi di non dare la scia a Ciro Fight. Siamo in curva 10, adesso via in curva 11 e poi rettilineo. Godchrome in ottava posizione è salito, Enterping in settima, DC Walter, il compagno di Mirko Mazzani in sesta, Mirko Mazzani che si trova in quarta posizione. Però attenzione perché li vediamo un po' tutti appaiati, da Chico il Rapido, Mirko Mazzani, Bisonte, DC Walter in 4 a giocarsi la terza posizione. Intanto siamo su Bisonte che viene cofano di Chico il Rapido. Vedete come l'auto si muove a destra e a sinistra e si è veramente veramente importante tenere l'assetto. Attenzione perché adesso vedremo il cavatappi da una insolita telecamera. Buono il cavatappi di Chico il Rapido, qui veramente bisogna avere l'assetto giusto perché l'auto salta addirittura. Abbiamo visto anche come spesso sia nelle due ruote che nelle quattro ruote l'auto, comunque il mezzo con cui si va, abbia un piccolo salto e questo appunto ne possa compromettere la stabilità. Siamo sulla Lettone invece molto inseguito da Chico il Rapido. Attenzione perché anche Mazzani si unisce alla festa per il secondo posto e sono in tre a giocarsi il posto dietro a Rossi che sta andando via. Attenzione perché Rossi dal GPS ha fatto un bel voto e potrebbe dominare lui oggi la gara. Intanto la curva di Pesce Podium si avvicina a Chico il Rapido, vedremo Bagarra adesso, probabilmente la vedremo anche al cavatappi perché il cavatappi incuriosisce tanti. Una bella staccata e si può fare il sorpasso della storia. Siamo su Chico il Rapido, siamo ancora per la battaglia del secondo posto. Attenzione perché se i due si scordano Mirko Mazzani potrebbe approfittarne che li ha tutti e due a portata dentro. Chico il Rapido intanto via in curva 5 e adesso curva 6, si va verso il cavatappi. Attenzione, arriva la curva 6 che si va su e giù in continuazione in questo circuito in mezzo al deserto e adesso si va verso il cavatappi. Attenzione perché vediamo le scelte che prenderanno i piloti. Chico il Rapido, Pesce Boldo, attenzione si toccano, Pesce Boldo ha toccato Chico il Rapido, Chico il Rapido ne approfitta Mazzari. Attenzione perché qui è successo di tutto e si sono fermati in tre. Ah, bellissima questa scena dove tutti si fermano. Per Rossi intanto qui non oso sapere cosa si sono detti i piloti tra di loro, ma sicuramente Bisonte in tutta quella bagarre ne ha approfittato ed è passato al secondo posto. Pescepoldo comunque cede sportivamente la posizione a Mirko Mazzali. Qui veramente c'è stata bella bagarre che ha sorpreso anche me con Pesce Pudo, probabilmente che è arrivato troppo veloce al cavatappi e ha fatto fuori un po' di auto. Vediamo se pagherà qualche, sconterà qualche penalità. Intanto Bisonte al secondo posto, intanto Rossi 1.30-140, giro fucsia per il compagno di squadra di Incredibile. Rossi che sta andando via in solitaria. Oggi Rossi fa lo scopi della situazione, non me ne voglia Rossi che lo paragono a scopi, ma in un certo senso in tutta la bagarre dietro lui è stato molto freddo ad approfittarne. Vedete Mazzani come perde il posteriore inseguendo Enterpin, mettendo il retrotreno sulla sabbia. Pesce Poldo dietro Mazzani. Vediamo Enterpin che ora può approfittarne e buttare la terza posizione occupata dal compagno di squadra di Mirko Mazzani, ma attenzione si stanno ricompattando un po' tutti per la terza posizione, mentre Bisonte ne ha approfittato ed è andato via e può, attenzione che è andato fuori Danix 98, siamo dopo curva 5, Danix 98 è andato fuori, ha messo le ruote sulla sabbia e ne hanno approfittato un po' tutti e anzi stanno arrivando adesso Ciro Fight e Walter 32 per cercare di insidiare la nona posizione. Intanto Ciro Fight difende la decima, siamo alla curva prima del cavatappi. Intanto Cicervola, oggi purtroppo giornata da dimenticare per lui, il compagno di Bisonte in ultima posizione, in tre si sono ritirati Scoppi a causa appunto del crash al computer e poi altri due, quindi Scoppi perde un possibile match point qui al circuito di Laguna Seca. Si risolverà tutto signori a Interlagos. Intanto DC Walter al terza posizione, alla terza posizione viene inseguito comunque da Enterpin.
e da Mirko Mazzali. Siamo sul cofano di DC Walter che va a cercare Bisonte. Bisonte, attenzione, è finito fuori. Bisonte sulla sabbia. Bisonte sulla sabbia e DC Walter ne approfitta. E oggi potrebbe prendersi una soddisfazione dopo aver lasciato probabilmente passare il compagno di squadra dei precedenti Gran Premi. E questa volta portarsi a casa lui in una posizione davanti al compagno di squadra Mirko Mazzali. DC Walter e Bisonte. Bisonte è finito sulla sabbia. DC Walter ne ha approfittato. Siamo in curva 6 e ora andiamo verso il cavatappi. Siamo al decimo giro, signori, e sono già senza voce. Ne abbiamo viste di tutte. Ne abbiamo viste veramente di tutte. A giocarsi la quarta posizione Enterpin e Mirko Mazzali. Però attenzione, i due vedono il duetto. Attenzione Pescepoldo alla staccata del cavatappi. E questa volta Pescepoldo finisce ancora fuori perché troppo veloce Pescepoldo. Mirko Mazzali non si fa innervosire e passa tranquillamente. Pescepoldo perde un po' di terreno nei confronti del gruppo di testa e a questo punto si autoelimina dai giochi per cercare di raggiungere la terza posizione. Intanto Gottkrom, lasciatemi due parole per Gottkrom, che fa le cosiddette gare intermedie, nel senso che lo si trova sempre in una posizione tra la sesta, l'ottava e la nona ed ha un ritmo di guida tranquillo della serie andate voi a scornarmi, io faccio la mia gara e prendo sempre i punti. Comunque ottime gare anche per Gottkrom. Danix in nona posizione, insidiato sempre. Ciro Fight ce l'ha un po' più indietro. Ciro Fight potrebbe andare a cercare Danix appunto per cercare la nona posizione e conquistare qualche punticino in più. Oggi il suo compagno di squadra sicuramente ha avuto una grande possibilità, quella di entrare tra i primi tre. Intanto arriva Walter 32, siamo al tornante Andretti con Ciro Fight e Walter 32. C'è chi sceglie una traiettoria più esterna, chi invece una traiettoria più interna per toccare fino al gruppo di corda. Intanto abbiamo visto ancora le auto scodare, qui DC Walter e Bisonte che si giocano la seconda posizione, ma attenzione perché Enterpin e Mazzali arrivano e potrebbe ricompattarsi il gruppo in quattro a giocarsi in due posizioni. Cavatappi per DC Walter, fatto benissimo anche da Bisonte. Bisogna avere la velocità giusta, una velocità troppo elevata ci fa finire sulla sabbia, una velocità troppo bassa invece dà la possibilità agli altri di sverniciarci. Eccolo lì Enterpin che li vede e spera che si scordino i due o qualcuno finisca con almeno una gomma nella sabbia ed ecco che potrebbe approfittarne. Sono veramente a pochi centimetri l'uno dall'altro, via sul rettilineo, pronti sul rettilineo del traguardo e poi via verso il tornante Andretti. Enterpin, quarta posizione, tiene sempre botta, li vede a portata di tiro. Intanto Rossi, nuovo giro fucsia, 1.29.691. Enterpin, Mirko Mazzali, quinta posizione. Oggi una gara un po' sfortunata, essendo coinvolto nella bagarre con Pescepoldo, che oggi ha cercato di tenere un ritmo elevato, ma probabilmente si è fatto troppo prendere dalla frenesia anche di recuperare le posizioni, visto che a un certo punto era in testa alla gara. Gottkrom, settima posizione, gara tranquilla per lui, veramente. Il compagno di Thomas Batti non ne ha, e deve essere Thomas Batti, deve essere l'altro che si è ritirato perché non lo vediamo più. Intanto siamo sul cofano di Bisonte, bella questa inquadratura verso il cavatappi, prova a farsi vedere verso l'interno, chiude la porta di Sivalter, staccata il cavatappi per i due. Un po' più interno Bisonte, che sicuramente ha più velocità di DC Walter, che probabilmente ha dosato un po' di più il freno e si è ritrovato veramente Bisonte a pochi centimetri, ma non devono lasciarsi ingolosire dal cavatappi i piloti, perché spazio per passare durante il circuito ce n'è e ci sono numerose curve in cui si può staccare e meno pericolosa, in cui si può disegnare una traiettoria più interna più esterna e passare. Vediamo ora Bisonte che sfrutta la scia sul rettilineo, mentre intanto Rossi 1.29.691 resiste sul giro fucsia. Attenzione perché al T1 un altro giro fa e fucsia ancora, quindi potrebbe abbassare ulteriormente il tempo del circuito. Vediamo ora, siamo sul cofano di Rossi, curva 5, curva 6 e adesso andremo verso il cavatappi. Attenzione perché c'è un doppiato lì davanti, vedremo se lo raggiunge. Eccolo qui, bella la traiettoria di Rossi, pulita senza nessun problema. Adesso via su verso il cavatappi, anzi su e giù, perché è una specie di Gran Premio della montagna dove c'è una piccola collina ed ecco il cavatappi, fatto benissimo da Rossi. Complimenti a Rossi perché
sta dimostrando nel corso di questo campionato di essere un pilota veramente di valore. È stato anche un elicottero, delle riprese aeree qui sono veramente spettacolari. Nessun errore per Rossi, mentre invece Walter e Bisonte continuano a battagliare per la seconda posizione. Questa volta è DC Walter, addirittura il cavatappi DC Walter. Bellissima questa staccata, ma va troppo sulla ghiaia. E attenzione, Bisonte non ne ha approfittato, probabilmente è stato indotto all'errore anche lui. Ne approfitta Enterpin, attenzione perché arriva anche Mirko Mazzali. E adesso sono in tre a giocarsi una posizione per il podio. Addirittura in quattro per giocarsi due posizioni, mentre Rossi ormai ha fatto il vuoto dietro di sé. Siamo sul rettilineo, guardate le auto come cercano la loro scia e cercano di non dare scia, tanto duello tra Enterpin e Bisonte, mentre ne ha approfittato un po' di DC Walter. Mazzali è dietro che guarda e potrebbe approfittarne anche lui, si avvicina molto Mazzali, ma Enterpin tiene una traiettoria molto interna e chiude la porta a tutti e due i piloti, mentre intanto DC Walter cerca di scappare via per prendersi la seconda posizione. Enterpin, ora sentite le auto, le gomme come stridono, siamo al 14° giro. E qui veramente la battaglia per il secondo e il terzo posto, in furia bella questa bagarre a 4 auto. Vedremo chi la sputerà alla fine. Attenzione perché abbiamo visto, probabilmente c'è una penalità. Intanto Rossi, attenzione che Rossi va a doppiare Cicergola, che è in ultima posizione. E qui ci sarà bandiera blu per Cicergola e dovrà lasciarlo passare. La traiettoria di Rossi prima del traguardo. Vogliamo fare un complimento ai piloti e alle loro livree, che sono tutte bellissime veramente. Complimenti ragazzi. Enterpin intanto terza posizione per lui, si giocano la seconda posizione lui e DC Walter, si è smembrato un po' il gruppo, però attenzione, potrebbero regalarci bagarre. Intanto Godchrom, attenzione che arriva Incredibile, ma non ne approfitta. Godchrom fa il cavatappi un po' in difficoltà, ma Incredibile ne ha avute più di lui e non ne approfitta. Eccole ora le traiettorie. Godchrom difende la settima posizione, Incredibile prova a superarlo. Siamo al rettilineo, intanto Danix 98 dovrà scontare una penalità di mezzo secondo in rettilineo, il che significa che Ciro Fight potrebbe avvicinarsi ulteriormente al contendente. Eccolo qui, ora vediamo che Ciro Fight sicuramente si avvicinerà e arriva anche Walter 32 in tre a giocarsi la nona posizione. Anche qui bel duello, belle bagarre. Come al solito tutte le gare ci danno veramente modo di parlare di ciò che succede sia in testa che in coda, perché comunque tutti cercano di prendere sempre qualche punticino in più, sia per la classifica piloti ma anche e soprattutto per la classifica dei team. Di nuovo la battaglia per la terza posizione è passata intanto Mirko Mazzali, deve esserci stata bagarre tra Enterpin e Bisonte, ne ha approfittato Mazzali. Attenzione, si ripropone il duello della scorsa gara con Mazzali ad inseguire DC Walter. Vediamo se DC Walter gli lascerà porta aperta oppure Mazzali dovrà conquistarsi la seconda posizione. Mazzali che veramente è stato protagonista di bagarre a cui lui è, tra virgolette, uso un termine da tribunale, innocente, ed è riuscito comunque a ottenere il massimo da questo Gran Premio, mentre Rossi ne ha approfittato tutte le bagarre per andarsene via. Siamo ora dietro con Ciro Fight che ha superato Danix 98. Abbiamo visto lì come Danix 98 abbia sbagliato, l'auto si è quasi fermata, ne hanno approfittato il suo compagno di squadra Walter 32 e Ciro Fight per passarlo. Attenzione perché veramente Danix 98 ha dei problemi, continua a scodare. Qui c'è una penalità di mezzo secondo da scontare. Intanto andiamo ancora con la battaglia per il settimo tra cui Godchrom e Incredibile. Mentre siamo su Pesciapoldo, che qui
guida in solitaria in sesta posizione, Pesce Boldo, che aveva una grande bel jolly oggi da giocarsi, purtroppo lo ha sprecato. In quattro ancora a giocarsi due posti per il podio, sono tutti lì di nuovo, bellissimo, perché vedremo gli ultimi tre giri veramente da paura. I due compagni di squadra di Sivalter e Mazzali al cavatappi lo fanno bene, arriva anche Intervin, lo ha fatto bene anche lui. Non vediamo più Bisonte, Alcolo lì, quindi tutti bene. Il cavatappi, vedete, con un minimo errore possa portare l'auto e le gomme dell'auto sulla sabbia, e questo possa far perdere quei 2-3 decimi che possono compromettere appunto l'inseguimento verso l'auto davanti. Scoda un po' Mirko Mazzali, ma nessun problema per lui. Intanto DC Walter approfitta degli errori dietro per allungare leggermente. Siamo sulla lettura di DC Walter. Vediamo se Mirko Mazzali ad Andretti si avvicina alla tornante Andretti. Vediamo chi ha bella traiettoria di DC Walter a toccare quasi il punto di corda. Mazzali un po' più esterno. Intanto ne approfitta Intervin per rientrare in gioco per il podio, e Bisonte lo stesso. Quindi vedremo questi quattro giocarsi le due posizioni finali. Bella l'inquadratura dall'elicottero. Vediamo le auto come migliore. Mazzali ancora una volta su quella curva fa alzare l'auto. Rimbalza praticamente sul cordolo. Oggi Mazzali corre in stile toccando quel cordolo, mi ricorda tanto il famoso generale lì di Hazard, che si alzava su due ruote durante le curve. Attenzione che andiamo alla curva prima del cavatappi, eccoli lì, abbiamo visto qualcuno andare in esterno ed è Mirko Mazzali, che questa volta ha fatto un errore veramente grosso e probabilmente si gioca la possibilità del podio. Lo ha fatto finire in esterna. Una gara un po' così per Mirko Mazzali, che è stato coinvolto in numerose bagarre, ha cercato il rientro e poi alla fine un errore lo paga carissimo. Sono in tre ormai a giocarsi due posti per il podio: Bisonte, Intervin e DC Walter. Vediamo se DC Walter, compagno di Mirko Mazzali, riuscirà ad approfittarne e ad arrivare davanti al suo compagno di squadra. Intanto Grotkrom ha difeso bene la settima posizione, incredibile, un po' più staccato in ottava. Ciro Fighting in nona posizione, Walter 32 in decima, Danix 98, anche lui, grandi problemi per lui oggi, in undicesima posizione. Cicervola ultimo e purtroppo anche doppiato da Rossi, che ha fatto il vuoto. Resiste intanto il giro fucsia di Rossi, 1.26.771. Vediamo se riuscirà a regalarci un 1.29 basso, scusate. Walter 32 intanto cerca di entrare tra i primi 9, inseguendo Ciro Fight che ha avuto numerosi problemi anche lui, ma ora si trova nella top 10. Vediamo ora alla tornante Andretti, ci prova Walter 32 e attenzione, bella traiettoria interna di Walter, mentre Ciro Fight è stato un po' più esterno, ma alla fine ha più velocità in uscita, e Walter 32 ha dovuto alzare il piede dall'acceleratore, anche perché altrimenti probabilmente la sabbia lo avrebbe aspettato a braccia aperte. Dall'elicottero, stupenda l'ambientazione di Laguna Seca, perché attenzione, perché Danix 98 oggi ha veramente problemi di assetto, si gira nuovamente Danix 98 e oggi veramente gara da dimenticare per lui. Intanto Rossi continua ad abbassare il proprio ritmo, 1.29.667, vediamo, dai Rossi, regalaci 1.29 basso. Siamo su DC Walter, che difende il secondo posto con le unghie e con i denti, inseguito da Intervin. Oggi vedremo un nuovo ordine di arrivo sicuramente, e questo la dice lunga sulla grande abilità dei piloti di rimettersi in gioco durante le gare e tentare di migliorarsi. Walter ed Intervin ormai si giocano la seconda e la terza posizione. Vediamo Bisonte e Mazzali un po' più staccati. Attenzione, perché Walter va sulla sabbia e qui Intervin potrebbe approfittarne. Vedremo quanto si avvicinerà Intervin. Vedete quanto si è avvicinato. Si ritorna al discorso che ha fatto pochi minuti fa, vale a dire una ruota sulla sabbia e perdi quel mezzo secondo che fa rientrare in gioco il tuo concorrente dietro. Bisonte un po' più staccato, Mirko Mazzali si può dire che abbia abbandonato i sogni di podio, quindi sicuramente tiferà per il suo compagno di squadra di DC Walter, che è in seconda posizione, se non altro per portare più punti possibili in vista del campionato dei team. Siamo su Pesce Boldo oggi, purtroppo non voglio mettere il
dita nella piaga, ma oggi veramente Pesciopodo ha sprecato una grande occasione. Mezzo secondo di penalità per Enterpin, probabilmente ha tagliato il cavatappi e adesso lo pagherà in rettilineo e potrebbe approfittare di Sivalter e vedere finalmente la seconda posizione. Attenzione, perché su questa penalità potrebbe rientrare in gioco Bisonte e potrebbero regalarci Bagara all'ultimo giro per la terza posizione. Intanto Rossi va a tagliare il traguardo adesso dell'ultimo giro, quindi Rossi inizia l'ultima tornata, mentre gli altri sono in battaglia appunto per conquistarsi tutte le posizioni d'arrivo. Vediamo ora Ciro Fight e Walter 32, anche lui troppo esterno, va sulla sabbia e Walter 32 ne approfitta. Scusate, Ciro Fight ne approfitta per mettere un po' di margine e quindi conquistarsi la nona posizione. Walter 32 paga caro. Ed ecco, siamo con le telecamere su, incredibile, all'ottavo posto, ma andiamo giustamente su Rossi che ha fatto 1.29.667. Siamo alle ultime curve, siamo a curva 10 e poi curva 11. Eccolo qui che affronta curva 11 in maniera chiara e tranquilla. E lasciatemi la citazione di Guido Meda, ma Rossi c'è, signori, Rossi c'è e vince il Gran Premio di Laguna Seca. Grandissima prova. Al secondo posto sta per arrivare di Sivalter, ma attenzione, sono ancora al cavatappi, quindi capite quanto margine ha messo Rossi tra lui e i propri avversari. Sono tutti al cavatappi più o meno. Godcrom intanto deve aver fatto un errore, sta approfittando incredibile per provare ad arrivare in settima posizione. Attenzione, incredibile, si fa vedere, abbiamo visto qualcuno sull'erba, sulla sabbia, e Pesceboldo approfitta all'ultimo giro dell'errore di Mirko Mazzali per passarlo. Grande bagarre alla fine. Dissi Walter, compagno di Mazzali, al secondo posto. Enterfing al terzo, che conquista il podio. Bisonte al quarto, bella gara per lui comunque. Pesceboldo, quinta posizione, che approfitta all'ultimo giro dell'errore di Mirko Mazzali, che paga anche una penalità, e finisce sesto. Godcrom, attenzione, Godcrom e Ciro Fight che è rientrato in gioco, vuol dire che incredibile, ha fatto qualche errore. Si giocano in tre alla settima posizione, seguiamo con trepidazione perché siamo all'ultima curva. Godcrom scoda, Ciro Fight cerca di prendere la scia, attenzione perché potrebbero arrivare appaiati e al photo finish. Godcrom si prende la settima posizione, Ciro Fight ottavo, incredibile al nono posto. Incredibile al nono posto, Walter 32 al decimo, Danix 98 all'undicesimo e Cicerbola all'ultimo posto. Eccole qui, lo vediamo, ed eccola qui ora la classifica generale che si accorcia e quindi Sgobbi dovrà tentare il tutto per tutto in quel di Interlagos. Sgobbi 128 punti, Mazzali 102 punti, Ciro Fight al terzo posto a 75 punti che ne approfitta del ritiro di Thomas Batti a 74, DC Walter 69, Enterpin 61, Godcrom 57, Rossi 51 punti, grandi prova la sua, Simonetti a 50 punti, Pescepoldo 47, Bisonte 42, Walter 32, 38, Cicerbola 35 punti, Danix 98 a 34, Chico il Rapido 31, J Kingdom 93 a 28 punti. Ora andremo a vedere anche la classifica dei team. Andremo a vedere anche la classifica dei team. Adesso che si sta caricando, comunque signori, il campionato è ancora aperto, si deciderà l'ultima gara, ma si decideranno tante posizioni del campionato generale piloti appunto all'ultima gara che si svolgerà ad Interlagos, quindi grande circuito storico in Brasile. Ed eccolo qui, e Sgobbi correrà in casa. Sgobbi Simonetti, il team 178 punti, e qui la classifica dei team è veramente corta perché Mazzali e Dissi Walter 171 punti, Thomas Batti e Godcrom 131, Pesceboldo Ciro Fight 122, Enterpin Chico il Rapido 92 punti, Rossi e Kingdom, grande balzo del team a 79 punti, Cicerbola Bisonte 77 punti, Walter 32, Danix 98, oggi tanti problemi per loro, at 72 punti. Benissimo, siamo tornati in studio, io ne approfitto per salutarvi, per darvi un grande abbraccio. Alex Carson vi saluta e adesso vi aspetto sul mio canale, mentre vi saluta tutto il DC Team. Ci vediamo per il prossimo appuntamento Interlagos, signori, vedremo come finirà questo campionato sia dal punto di vista classifica piloti che dal punto di vista classifica team. Buona notte a tutti, un abbraccio.